Hey, ben ritrovati Randrling Cromantur in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Jam. Cominciamo quindi un nuovo video. E insomma, cosa c'è da fare? Beh, ci sono da fare le missioni, questo è ovvio. Ho messo Rant in squadra, l'avrete visto sicuramente nello scorso episodio se non ve lo siete persi. E abbiamo un po' di missioni da fare, da completare ovviamente. Qui no, ma queste penso che le farò non oggi perché sono impossibili. Però le farò. Però prima abbiamo le quest. Siamo all'episodio 9 e non penso di completarlo oggi perché abbiamo delle missioni di tutto rispetto, anche livello 6. Quindi facciamoci prima queste 3 di livello 5. Iniziamo da questa, dalla prima. Allora, non sono sicuro sia questa. No, non è questa, ma non lo so, ragazzi, non riesco a trovarla, quindi boh, a forza di farle, prima o poi salterà fuori quella giusta. Ok, alla fine non è importante l'ordine con cui le fai, però preferisco fare prima quelle meno difficili e poi passare, insomma, a quelle più impegnative, no? Mi pare anche logico. Ah, ma siamo proprio qui all'entrata? Ok. Ah, salve. Dobbiamo parlare con un po' di gente allora. Vabbè. Eccolo qui l'altro. E penso che ci siamo. In genere si deve cercarne tre e parlare con loro. Ah, attenzione però. Qui è qualcosa di strano. Ah. Sì, praticamente stava proprio in quel punto. Uguale. Ti indica il centro proprio della zona la missione. Wow, bello comunque questo robottone. PD700 Arca Stam. Cosa? No. Arca Stam, sì. Vabbè, mi trasformo. Ma quei danni quando li ho presi? Ma stiamo scherzando? Ma davvero? Ma tu sei pazzo? Ah, dovevo mettere Wild Boy. Mi è venuto in mente ora. Fa scappa? Mi è venuto in mente ora che devo mettere Wild Boy. Aiuto. Spostiamoci e attacchiamo, raga. Schivate sempre, mi raccomando. Vabbè, questa facciamo in scioltezza. A voglia. Molto facile. Cioè, dai, non possiamo assolutamente perdere. Proprio facile, facile, facile. Poi magari si rivela super difficile. Perché si trasforma, tipo. Bene, e questa è fatta? Sì, lo so che Fubuki si è arrabbiata, però mi dispiace, tesoro, ma andava fatto. Adesso c'è la sua storia che lui in realtà è buono e ci ha attaccato perché era spaventato. Probabilmente. Oppure va a finire che dentro c'è una persona. E Fubuki lo prende e se ne scappa con lui. Ma io non lo so. Ora lei gli confessa i suoi sentimenti. In realtà l'ha sempre amato, nonostante si conoscano da pochi secondi. E se avesse avuto Fubuki avrebbe dovuto combatterlo. Quindi, magari forse ha anche una linea di dialogo per quando Fubuki non ci combatte, e una per quando lo combatte. E alla fine, in realtà capiscono che robot e umani non sono poi così diversi, hanno entrambi i sentimenti, seppur vengono da due mondi diversi, ma possono ugualmente amarsi. Non so dove voglio andare a parare, quindi concludiamo velocemente questa farsa. Può essere pure che diventa nostro alleato in qualche maniera, tipo sotto forma di medaglia o cose del genere. È probabile che lui abbia regalato il robottone a Fubuki, perché appunto ci tiene particolarmente lui per fare ciaddone. Simp! Sì, ragazzi, bisognava far passare un giorno e dobbiamo entrare proprio di qua. Eccolo qua. E la missione di prima ho capito dov'era. Dovevo solo entrare da un'altra parte.
È molto strano in effetti come funzionano i posti in questo gioco. Io l'ho detto praticamente a inizio serie, la mappa fa schifo, letteralmente. Quindi, sì, ho fatto una missione secondaria nel frattempo per sbaglio, tentando di far passare un giorno. È la missione che ti dà Haruhiko o Whisper, che si trova praticamente lì al dormitorio. Tu ci parli e ti dà una missione che si può fare di notte nella scuola. Grazie a quella ho fatto passare un giorno. E la missione era contro la forma alternativa di All Eater ed era davvero forte, raga. Davvero davvero forte. Alla fine ero rimasto da solo e l'ho fatta da solo, quindi. Però mi hanno molto aiutato i compagni. Quindi non è che all'inizio l'ho fatta da sola, ma alla fine sì, insomma. È stata molto molto bella. Difficilotta al punto giusto, per nulla scontata. Non mi aspettavo di trovarcelo, sapevo che Whisper ti dava una missione, ma non mi aspettavo che fosse proprio quella. E mi avete chiesto se ci sono altre forme alternative di altri yokai, tipo Overnian e Usapion. Usapion non so se è comparso, ma non credo. E Overnian non credo che ci sia. Alla fine hanno inserito gli yokai più iconici, e Overnian si vede che non era tra questi. Peccato, eh. È abbastanza forte e bello come yokai, però non ce l'hanno messo, quindi... O se ce l'hanno messo non l'ho visto ancora. Quindi, abbiamo fatto con Fubuki qui, con il robottone, tutto a posto? E la missione si è conclusa così, quindi... Ma... Potevano anche risparmiarsela. Attenzione, perché la medaglia. Certo. Ah, adesso cambio metto Wild Boy a posto di Kengo Benimaru. Wild Boy non mi attira il fatto che sia uno shooter e quindi projectiles, però mi attira il fatto che puoi attaccare a distanza. Perfetto, eccolo qui. Ha più spirito di Kengo Benimaru, però Kengo Benimaru ha più forza, ha più punti salute. È anche vero però che devo migliorare il legame che ho con lui. Ah no, sempre 17. No, Kengo Benimaru è più forte sotto tutti i punti di vista, tranne di attacco. Non di forza, ma di attacco. Però, cioè ragazzi, no. Lo provo, ma Kengo Benimaru rimane la mia prima scelta, sia chiaro. Dunque, la missione che dovevo fare prima? Perché il gioco ti indica la posizione più vicina dalla quale puoi raggiungere il tuo obiettivo. Ah, che club è questo? Ah, di giornalismo? Sembrerebbe, ma senza computer, solo stampanti? Dove avete i computer? Scusami, a cosa sono quelle? Fax forse sono. No, sono stampanti quelle. A cosa le tenete collegate? Al nulla cosmico? Vabbè, chi se ne importa. L'importante è fare la missione, ovviamente. Livello 5, sono preparato. Non ho proprio alcun problema ad affrontarla. Può anche essere che i computer siano in un'altra aula, ma ne dubito. Cioè, far arrivare da un'altra aula, poi devi andare lì a vedere se è uscita bene la copia. Poi magari rileggendola ti accorgi di un errore che mentre leggevi prima di stampare non ti accorgevi, perché poi uno si accorge meglio sulla carta piuttosto che quando legge effettivamente quello che ha scritto. Insomma, non lo so, mi pare un po' strano. Parlare con tre persone almeno. Ma che bello queste missioni, guarda, proprio mi danno gioia, mi danno la voglia di vivere. Me la tolgono! No che me la danno, me la tolgono proprio. Ah, non devo andare a scuola, è qua vicino. Ma che è parchetto? Ah sì, è parchetto. Ah, va bene. Oh, attenzione. Ma perché tutto quanto questo giro allora? Per farci raccogliere informazioni che poi dovremmo darvi? Quindi adesso noi non gliele diamo perché siamo cattivi e poi li affrontiamo perché loro sono ancora più cattivi di noi. Giusto? Lei è quanto arrabbiata, eh? Accidenti. Lui è creepy, ma lei è arrabbiatissima. Oh, Shishiguro? Torchiala. Dagli una craniata, come fece Zidane. Però in testa, non nel petto. Potrebbe essere... Che succede? Potrebbe essere molestia, eh? Attenzione! Si trasforma! Ah, questo è il massimo che sa fare? Ok. È un cagnone che sputa fuoco.
Chandelmer, no, non è. Ma perché punti a me? Sì, vabbè, distruggiamo la città, tanto che ci siamo. Dai, su. Cagnone, dai. Adesso che devo trasformarmi in Wild Boy. Sono un ragazzaccio, Wild Boy selvaggio. O cattivo, ragazzaccio, no? Intanto che mangio, aspetta un attimo. Aspetta che mangio, no? Maledetto. E mi hai fatto arrabbiare. Mi hai fatto arrabbiare, cagnaccio cattivo. Ma però questa abbiamo già vista, quindi possiamo saltarla. Ho un po' di attacchi. Mi potenzio prima di tutto. E poi ti scarico addosso tutto il mio. Mannaggia a te. Ti pozza pia. Una cacarella. Maledetto, me l'ha fatto sprecare solamente. Dove vai? Dove vai? Ma quanto si allontana? Questo che fa, B? Nulla, mi fa male. Eh sì, vabbè, però ragazzi, cioè, alla fine sto a fare tutto io e questo mi fa solo male. Starei mangiando se non ti dispiace, eh. Ah, gli fa un po' di danno. Vabbè, pochino, ma glielo fa. Sì, però cavolo, ricaricate pure a me, no? Accidenti a voi. Sì, ma ce l'ha con me, ce l'ha? Chissà perché ce l'ha con me. Ma perché? Ma basta attaccare solo me. Ok, si è bloccato lì. Fermi, non lo fate uscire da lì. Bravi, uccidetelo così ora. Vai. Se la prendeva con me. Mi aveva un po' stufato, sinceramente, eh. Meno male che siamo saliti di livello. Insomma, Wild Boy potrebbe rivelarsi utile, però, visto che potevo attaccare a distanza e non avvicinandomi per forza. Però la potenza di attacco è molto più bassa rispetto a Kengo Benimaru. Va bene, fa nulla. E prendiamo anche la medaglia di... Ah, ce l'avevo... No! No, è diversa questa. È tipo Shishiguro, ma... più forte, forse. Potremmo darla a lui per farlo trasformare? Ah, ci sta dicendo che ha qualcosa a che fare con Shishiguro, forse. Ecco perché è comparso, poi. Ah, ci racconta di quando era piccolo e poi ha incontrato questa persona, che era un ragazzo delle superiori. Evidente, perché è molto più grande di noi. Ma lei c'ha anche la community, vabbè, non è che mi interessi molto la sua community, eh. Aia, chi è la sorella? Va a finire che è la sorella. Oni-chan, è la sorella! È la sorella! Però anche lei chiama fratellone tutti quanti. Ah, mio Dio, è una sorella! Sì, è una persona come tutte le altre. Tranne che può trasformarsi, insomma, tranne quello, certo. Quella è una cosa un po' diversa. Comunque, questo video lo terminiamo qui. Abbiamo fatto due missioni piuttosto particolari, non difficili, ma mi hanno preso un po' di tempo. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Domani in teoria dovrei star caricando anche Captain Tsubasa in questo momento, ma non lo so, forse comincio più tardi, forse comincio prima, non ne ho idea. Però io come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Ovviamente se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!